Barbara D'Urso sciocca a Pomeriggio 5, adoro essere cafona. Pomeriggio 5, la clamorosa dichiarazione di Barbara D'Urso. È appena finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. Nella prima parte della trasmissione ampio spazio è stato dedicato ai fatti di cronaca più importanti della giornata di oggi. Di contro, nella seconda parte, Barbara D'Urso ha affrontato l'argomento sui cafoni. Tanti gli ospiti invitati in studio a parlare di questo tema, tra i quali Floriana Secondi, la Marchesa d'Aragona, Raffaello Tonon e l'ereditiera Camilla Lucchi. E gli animi si sono immediatamente accesi in studio. Difatti, la Secondi e la Lucchi hanno iniziato a litigare furiosamente, scambiandosi reciproche accuse. Ma non è finita qua perché Floriana è stata successivamente attaccata anche da Tonon. Motivo per cui la D'Urso ha faticato non poco a riportare l'ordine in studio. E da lì a poco ecco arrivare una clamorosa rivelazione della conduttrice del rotocalco prodotto da Video Nevs, che visibilmente divertita, ha dichiarato senza tanti mezzi termini. Io adoro essere cafona e sono la regina dei cafoni e. Una battuta che Barbara D'Urso ha voluto fare probabilmente per smorzare le polemiche tra i suoi ospiti. Tuttavia non è servito a nulla perché Floriana Secondi è stata un vero e proprio fiume in piena, continuando a battibeccare con Tonon nella famosa ereditiera. Barbara D'Urso, la rivelazione a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso, oltretutto, proprio per via di questa interminabile e furiosa litigata tra Floriana Secondi, Raffaello Tonon e l'ereditiera Camilla Lucchi, è stata costretta a stravolgere la scaletta di Pomeriggio 5. Infatti, nella seconda parte della trasmissione la popolare conduttrice, oltre a parlare dell'annosa questione cafoni contro nobili, avrebbe dovuto intervistare in anteprima e in esclusiva, anche la prima sposa single. Quest'ultima, difatti, è stata invitata in studio insieme agli altri ospiti per parlare del motivo per cui ha deciso di sposarsi nonostante non abbia un fidanzato. Tuttavia, per colpa di questa litigata, che è durata più del dovuto, la presentatrice è stata costretta a rimandare l'intervista in una delle prossime puntate di Pomeriggio 5. Insomma, pare davvero non ci sia un solo giorno in cui lo show condotto da Barbara D'Urso non sorprenda. E dopo la critica che ha fatto a Marco Predolin ieri pomeriggio, ecco tornare a far discutere sui social per via di questa clamorosa rivelazione. Basterà tutto questo per confermare nuovamente gli ottimi ascolti ottenuti nella puntata di ieri? Oppure le liti di oggi pomeriggio potrebbero aver fatto cambiare canale ai tanti spettatori da casa? Per scoprirlo non resta che aspettare i dati Auditel di domani mattina.